la scelta dell'organizzare la manifestazione è nata proprio per dare un segno di rilancio, perché è la cosa che mi interessa a me, rilanciarvi. Facendo io un lavoro imprenditore a livello ricettivo, bar, gelaterie, queste cose qua, aver visto un periodo così morto è triste, vedere paesi come Castelnuovo che si stanno spegnendo proprio per colpa della pandemia. È difficile organizzare una manifestazione di questi tempi, perché comunque vada, sono un sacco di restrizioni, un sacco di problemi, però dai, tutto sommato per la prima serata penso che sta andando bene, anche contro il maltempo che ci ha flagellato in questi giorni, cosa che non si era mai verificata, perché i mercatini di Natale Polvere di Stelle sono nati il 2014 e li facevo proprio davanti alla mia attività a Vallo Scalo, e per 3 anni abbiamo avuto ben 36 stand, 36 casette. All'epoca pensa che ho fatto personalmente l'acquisto delle case, le ho acquistate per fare questi mercatini, perché a me il Natale piace, è il sogno di ogni bambino, è il sogno dei giovani, quello di crescere nell'armonia, nella gioia, e quello dovrebbe trasmettere un mercatino di Natale. Tocca fare un ringraziamento particolare al Marchese Talamo, che mi ha ospitato su al castello, dandomi la possibilità, e lui ci crede molto ai mercatini, perché la prima cosa che ha detto: più ne facciamo e più risorge il Cilento. Questa è stata una cosa che ha detto il Marchese Talamo. È una persona che secondo me è un luminare, cioè ha una sua idea, una sua logica, che ascoltarlo fa bene ogni tanto, dire il vero. Però per quanto riguarda l'arrivo qui a Castelnuovo, penso che le aspettative sono tante, dalle prenotazioni avute. A parte il gastronomico, ci saranno gli artigiani, prodotti rigorosamente cilentani. Avevo avuto contatti anche di artigiani esterni al Cilento e ho rifiutato, perché vogliamo valorizzare innanzitutto il Cilento. Poi, per quanto riguarda invece passare alla parte enogastronomica, possiamo spaziare tanto, perché i piatti cilentani sono tantissimi. Stiamo avendo qui, ad esempio, in questa sera avremo zeppole con alici fritte, il panino classico, panino broccoli e salsicce, foglie e patate con la salsiccia, la parmigiana di melanzane con pancetta arrostita e provola affumicata. Avremo la pizza fritta cilentana, la classica pizza fritta col sugo, panino con la porchetta, ci sono dei signori che hanno fatto proprio la porchetta loro e hanno con la cipolla caramellata hanno fatto questi panini. Vin brûlé, classico prodotto dell'inverno natalizio. Queste sono le proposte che possiamo dare. Ah, c'è pure la torta di alici, di preciso, fatta dal Solo Cilento, si chiama, ed è un ristorantino che l'hanno aperto da un annetto e mezzo a Pioppi, e ha voluto portare qui su Castelnuovo Cilento questi prodotti che sono esclusivamente cilentani, delle aziende produttrici del Cilento, con il classico piccio cilentano che lo riempirà con la genovese di tonno, con il tonno di Acciaroli, la minestra maretata con carne, non so adesso, non sono pratico di questa cosa, però sarebbe la verza con pezzi di carne all'interno. Allora, un ringraziamento innanzitutto al Comune, oltre al Marchese Talamo, al Comune, perché mi ha dato massimo spazio e massima disponibilità per quello che si poteva fare per questo momento così, anche di crisi economica, che comunque ogni comune del Cilento sta affrontando. Quindi un ringraziamento all'amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento, un ringraziamento ai ragazzi di Trono di Sagre, perché mi hanno bombardato di telefonato per essere qui ed è un piacere. Avevo avuto modo di conoscerli a Ritorno al Borgo 2017-2018, hanno pubblicato un libro che è bello, mi dispiace non aver fatto vendere tante copie, a dire il vero, da parte della Prop, però è veramente da ringraziare i ragazzi. E poi ringrazio gli stendisti e poi faccio veramente di cuore un augurio di ripresa, essenzialmente di ripresa, e poi di rilancio di tutto il Cilento. Auguri di buon Natale.